Qualche settimana fa ho condiviso su questo canale insieme a voi un video che parla delle pensioni, come si fanno a calcolare e soprattutto di che cosa ci aspetta nel nostro futuro. Oggi invece voglio concentrarmi più su che tipologie di fondi pensioni esistono per coprirci da questo problema e aiutarvi a scegliere il migliore in base alle vostre esigenze naturalmente. Tutto questo dopo la sigla. Per fare questo video utilizzeremo il sito web ufficiale della COVIP, che è la commissione di vigilanza sui fondi pensione. Mi farò aiutare dal PC. Come vedete, questo qua è il sito web della COVIP, commissione vigilanza sui fondi pensione. Troviamo tutte le regolamentazioni, le pubblicazioni, tutto ciò che serve sapere per quanto riguarda la tematica dei fondi pensione in Italia. Noi oggi ci interesserà la parte di sinistra, in cui abbiamo la guida introduttiva alla previdenza complementare, che è un PDF che consiglio a tutti di leggere, in cui ci sono anche degli esempi molto molto interessanti, molto molto carini. Quello che però a noi interessa oggi è andare a vedere queste due voci, quindi l'elenco dei rendimenti, i costi e il comparatore dei costi. Come potete vedere, l'elenco dei rendimenti è diviso in tre categorie. Queste categorie cosa sono? FPN sta per fondi pensione negoziali, sono i fondi pensione delle categorie dei lavoratori, come ad esempio la categoria dei metalmeccanici, la categoria dei dipendenti del commercio, della sanità, tutte le categorie che hanno un contratto collettivo di lavoro. Per quanto riguarda FPA, sono i fondi pensione aperti, quindi sono fondi pensioni finanziari, e invece i PIP sono piani individuali pensionistici che possono essere fatti da compagnie di assicurazione. Quindi, per farvi capire, i fondi pensione negoziali, se non fate parte di quell'accordo collettivo, non potete sottoscriverli. Per quanto riguarda invece i fondi pensione aperti e i piani individuali pensionistici, sono due strumenti per raggiungere lo stesso obiettivo. Cioè, per farvi un esempio, è come ho fame, voglio andare al ristorante per mangiare, quindi per saziare la mia pancia. Un conto è mangiare con la carne, un altro è mangiare col pesce. Diciamo che il fine raggiungiamo sempre quello, però con due modi diversi, quindi ognuno dovrà capire il modo migliore per lui. Prima di tornare sul sito della COVIP, che andremo a vedere i rendimenti di tutti i fondi pensione italiani, è bene sottolineare che i rendimenti di questi fondi pensione qua sono al netto dei costi di gestione, ma sono al lordo dei costi di sottoscrizione. Allora, andiamo a prendere i rendimenti dei fondi pensioni aperti. Come vedete, sono parecchi. Sono all'incirca poco meno di 200 sia i fondi pensione aperti che i piani individuali pensionistici. Sono un centinaio invece i fondi pensioni negoziali. Ho cercato di fare subito una scrematura, almeno non stiamo qua a guardarli tutti. Ecco qua, questi sono i rendimenti divisi per azionario, garantito e bilanciato dei nostri fondi pensione aperti, negoziali e pensionistici. Come potete vedere, sono naturalmente, ci tengo a sottolineare, sono i rendimenti medi degli ultimi 10 anni, non mi sono fermato a 1, 3 o 5 anni, ma gli ultimi 10. Come potete vedere, ci sono delle caselle colorate di grigio perché sono fondi non più sottoscrivibili. Li ho lasciati per fare vedere un attimo i rendimenti. Basta questo per scegliere il miglior fondo pensione per sé? Assolutamente no. Questo perché ogni fondo pensione poi ha una sua storia. Volevo cercare di analizzare i fondi pensione azionari, fondi pensione aperti, i primi tre che hanno comunque rendimenti, il secondo e il terzo praticamente uguali, mentre il primo ha un rendimento che è superiore all'1% annuo. Chiedersi come mai. Il motivo di questa differenza infatti è dovuto al fatto che Allianz utilizza un benchmark totalmente diverso rispetto ad Anima e ad Intesa. Il benchmark di Allianz infatti è per il 95% l'MSCI World e per il 5% rendimenti dei bot. Per gli altri due fondi di pensione invece il rendimento del benchmark è l'80% dell'MSCI World, una parte hedge e una parte normale, e il 20% degli euro treasury bill. Totalmente diverso, abbiamo un 15% in meno di esposizione azionaria. Uguale è per quello dell'Intesa, siamo all'incirca l'85% dell'MSCI World e il 15% della JP Morgan Government. Quindi capiamo a questo punto che negli ultimi 10 anni, che c'è stata una crescita continua degli azionari mondiali,
l'Allianz ha sovraperformato gli altri fondi, ma il motivo è proprio questo, perché il suo benchmark gli dava la possibilità di sovraperformare gli indici con MSCI World. Quindi questo è molto importante. Nel caso di prima è come andare a mangiare la carne, ma da una parte mangiare la fiorentina e dall'altra parte mangiare il cinghiale con la polenta. Però non dobbiamo fermarci qui, perché a parità di rischio e rendimento dobbiamo anche vedere quanto ci costano questi fondi pensione. E per far questo la Covip ci dà un bellissimo calcolatore, che adesso andiamo a vedere, in cui troviamo qua da parte le schede dei costi. Possiamo andarle a vedere sull'elenco. E qua abbiamo proprio tutte le schede dei singoli fondi pensione. A noi non interessa però adesso questo, ma ci interessa andare sul comparatore dei costi. Per questo esempio ho deciso di prendere i fondi garantiti, perché hanno più o meno tutti lo stesso benchmark. Infatti tutti i fondi pensione garantiti hanno il benchmark del rendimento dei titoli di Stato, il rendistato. Ora scegliamo, come abbiamo visto prima, il fondo delle Poste, il fondo dell'HD e Biblos. Quindi abbiamo selezionato i tre migliori fondi garantiti, uno per i piani individuali pensionistici, uno per i negoziali e uno per quelli aperti. Abbiamo il Biblos, che è il fondo negoziale degli editori del giornale e di chi lavora la carta. Abbiamo HD, che è un fondo pensione aperto, e abbiamo la gestione separata delle Poste, quindi abbastanza famosa, diciamo. Qui andiamo a vedere quanto ci costano le gestioni dei nostri fondi pensione. Se prendiamo in considerazione i 10 anni, il fondo Biblos ci costa lo 0,55 all'anno, HD 0,86 all'anno ed infine il fondo delle Poste l'1,45 all'anno. Questo strumento ci permette di verificare e analizzare, comparare tutti i costi di gestione di ogni singolo fondo, quindi ci aiuta anche a capire quale fondo è più oneroso di un altro. Non bisogna però fermarsi qua, assolutamente sarebbe un errore, perché qua, come ho detto prima, ci sono i costi di gestione, non ci sono i costi di sottoscrizione. Quindi bisogna andare a prendere i costi di ogni singolo fondo, il fondo Biblos che ci costa 5 euro per sottoscriverlo e 22,50 euro all'anno circa, il fondo HD che ci costa 20 euro alla fase di adesione e 20 euro all'anno, ed infine abbiamo le Poste. Le Poste hanno un costo del 2,5% su ogni versamento, non ci sono spese di adesione. Questo che cosa vuol dire? Finché versiamo 1000 euro all'anno abbiamo 25 euro di costi annui, quindi più o meno come HD o Biblos. Ma se dovessimo andare a versare di più, magari intorno ai 2, 3, 4 o fino al massimo della deduzione 5000, i costi sarebbero ben più importanti, arrivando anche a 100 euro a versamento. Quindi capiamo che nonostante le Poste per i piani individuali pensionistici sia al primo posto, dobbiamo tenere in considerazione che abbiamo un 2,5% di costo su ogni versamento. Quindi è un importo che non deve passare inosservato. Poi a noi la scelta. Come ho detto, non dobbiamo mai fermarci al semplice rendimento, dobbiamo andare a capire perché c'è quel rendimento. Come abbiamo visto con Allianz, dobbiamo andare ad analizzare le tipologie di costi, che tipologie di costi di gestione ci sono e che tipologie di costi indiretti, quindi di adesione e di sottoscrizione, ci sono, e dopodiché scegliere perché poi tutti sono regolamentati dallo Stato italiano e di conseguenza si dormono sonni tranquilli. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Se volete la classifica completa in ordine di rendimento, scrivetemi un messaggio, scrivetemelo qua in privato, in modo tale che ve la giro tranquillamente, perché ho tutta la classifica aggiornata all'ultimo aggiornamento della Covip. Se vi è piaciuto mettete un like, mettete una condivisione, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao!